Buonasera a tutti e benvenuti a quello che è l'ultimo appuntamento per quel che riguarda il mese aprile. Il mio più caloroso saluto alle autorità rotariane, vedo la presenza e di questo sono particolarmente felice, dei presidenti del nostro raggruppamento, Alessandra Palmiotti del Rotary Club di Barletta, Giacomo Triglione del Rotary Club Valle dell'Ofanto, certamente ci raggiungeranno Angela Tannoia del Rotary Club di Trani e Andrea Leone del Rotary Club Andrea Castelli Svevi, nonché la nostra assistente del governatore Manuela Termini. Saluto con particolare piacere gli altri presidenti che non solo in quest'anno di servizio, ma soprattutto per questa serata sono formidabili compagni di viaggio e quindi Mafalda Colagiacomo, presidente dell'Interact Club, Mauro Robbe, presidente del Rotaract Club e Sabrina Tesoro, presidente dell'Inner Wind. Saluto naturalmente la nostra graditissima ospite, nonché autrice delle poesie che verranno lette, Anna Di Chio, ma anche la nostra amica della Terra del Sole che presenterà la serata, Giovanna Paciolla, perché questa serata è organizzata con la partecipazione della testata web La Terra del Sole. Vedo presenti tanti amici da Roma, Salvatore Pavicelli, Nunzio Valentino, ai quali vanno i miei, ma a quelli del club i saluti davvero più felici, sinceri. Dopo tanti incontri che fanno naturalmente seguito a quella che è la nostra mission, la divulgazione, l'informazione su un tema che è il tema dell'anno e ci auguriamo che finisca quest'anno, che è quello del Covid, il Rotary Club di Canosa, unitamente ai club partner, ha voluto invece dedicare questa sera ad un momento di relax, ma soprattutto di una leggerezza poetica, perché Anna Di Chio, che a breve vi presenterò, ha scritto è la sua prima opera letteraria, visto il risultato delle poesie, ci auguriamo naturalmente che ce ne possano essere delle altre. Poesie che verranno lette da alcuni dei presenti, ragazzi del Rotaract, dell'Interact, ma anche dall'ottima Sabrina Tesoro, e quindi insomma insieme coordinati dall'ottima Giovanna Paciolla commenteremo e quindi discuteremo di quelle che sono i sentimenti che ci avranno trasmesso le poesie. Le poesie di Anna Di Chio, che vado a presentarvi. Nata a Canosa il 29 ottobre del 1966, laureata in medicina e chirurgia e specializzata in reumatologia presso l'Università degli Studi di Bari. Dopo esperienze lavorative sul territorio e presso diversi ospedali, dal 2005 lavora come dirigente medico cardiologo presso la divisione UTIC Cardiologia, prima e successivamente presso l'unità operativa SDV, che Anna, consentimi, perdonami, non so, di riabilitazione cardiologica del presidio posta Cursi e di Canosa. Durante la fase critica dell'emergenza Covid ha prestato servizio presso il centro Covid posta Cursi allestito nella stessa struttura. Appassionata di musica e letteratura, nonché di poesia, suona il pianoforte da quando era bambina e con rinnovata passione, tra l'altro, negli ultimi anni. Sposata, ha due figlie e questo è il suo primo esordio letterario. Questa è Anna Di Chio, che ripeto, è autrice del libro, ma chi presenterà la serata? Lo farà Giovanna Paciolla. E presentiamo anche Giovanna Paciolla. Giovanna Paciolla nasce a Canosa di Puglia il 22 ottobre del 2001, diplomata a pieni voti al Liceo Scientifico Enrico Fermi di Canosa,
E sin da piccola si mostra interessata al mondo della letteratura, dei libri, e questa la porta ad iscriversi alla facoltà di lettere moderne dell'Università Aldo Moro di Bari. Grazie a questa passione partecipa ad un laboratorio di scrittura terminato con la stesura e la pubblicazione del libro Ti fermi e racconti, guidata dallo scrittore canosino Alfonso Pistilli. Parallelamente decide di dare inizio ad un corso di scrittura creativa per bambini. Attualmente è curatrice della rubrica Spazio e Libri, contenuta all'interno del giornale web La Terra del Sole, diretto da Claudia Vitrani, nella quale recensisce periodicamente libri locali e nazionali, oltre alla partecipazione e cura di eventi inerenti alla pubblicazione e la divulgazione dei libri. Noto, o laddove non l'aveste notato voi, lo noto io, che forse se continuo a parlare inizio ad annoiarvi, ragion per la quale passo la parola a Giovanna Paciolla per l'avvio di questa sessione. Buonasera a tutti, sono Giovanna Paciolla e mi occupo della rubrica Spazio Libri della Terra del Sole. Ringrazio per avermi invitata a partecipare a questo incontro e vorrei aggiungere anche un ringraziamento speciale a Claudia Vitrani che mi ha dato la possibilità di aprire e dedicarmi a questa rubrica incentrata sui libri. La nostra autrice, Anna Di Chio, ha scritto questa bellissima raccolta di poesie, Storie di un bucaneve. La prima domanda che Anna mi sorge spontanea è questa: perché la scelta della poesia come mezzo di espressione? Allora, la poesia per me non è stata una scelta, nel senso che non avrei mai pensato prima d'ora di scrivere poesie. È qualcosa che mi ha preso, che è venuta da me. Cioè, questi versi sono venuti da me, io li ho accolti, semplicemente questo. Diciamo che ho una passione per la lettura, probabilmente questo mi ha aiutato, o comunque questa passione per la lettura c'entra qualcosa con la mia idea di scrivere poesie, però in realtà io non so spiegarlo, a volte penso che sia stato anche contro la mia stessa volontà. Così, spontaneamente e semplicemente, adesso con l'età si dorme un po' meno, per cui spesso mi capita svegliarmi la mattina presto, e quindi una mattina presto mi sono svegliata e ho cominciato a pensare a questi versi e li ho buttati giù, semplicemente così. Io penso che tutti noi nella nostra vita cambiamo, chiedo scusa per il cane, cambiamo nel senso che la vita ci porta a vivere situazioni e momenti diversi e noi stessi siamo diversi, cioè quelli che siamo a 20 anni, a 30 anni, a 40 anni non lo siamo a 50, non perché siamo diversi dentro, ma perché maturiamo, cambiamo. Quello che ci cambia secondo me è l'esperienza e soprattutto la consapevolezza, che ci porta poi a guardare la realtà in un modo diverso. E quindi probabilmente un bisogno interiore mio di esprimere qualcosa che avevo dentro, che urlava assolutamente per poter uscire, mi ha portato ad esprimermi in questo modo. Penso che avrei potuto farlo anche in altri modi, per il momento, diciamo, ho scelto questo, o questo modo ha scelto me. La trova più affine a se stessa. Non lo so, probabilmente, io a questo non so risponderti. Perché è qualcosa, diciamo, che fino ad ora non mi apparteneva, che oggi mi appartiene. Io stessa rileggo i miei versi e dico: ma io ho scritto questo, mi metto in discussione io stessa, perché comunque è qualcosa che viene fuori da dentro, ecco. È un sentimento, è un sentire, probabilmente. Parola, un sentire. Quando ho letto il tuo libro, la prima cosa che mi ha colpito è la copertina. Si sa, no? Un libro si giudica dalla copertina. E qui abbiamo un bellissimo bucaneve. Faccio Sì. La domanda può sembrare sciocca, però perché tra tanti fiori la scelta è proprio ricaduta sul bucaneve? Allora, prima di tutto voglio dire che la copertina è stata realizzata da mia figlia Maria Letizia, che saluto, che Niente, bellissima. è designer, vive e lavora a Milano. E quindi
ho chiesto a lei di aiutarmi nella realizzazione della copertina, eccola qui. Il bucaneve ha un significato, ha un senso, nel senso che il bucaneve è l'ultimo fiore, il primo fiore della primavera, l'ultimo fiore dell'inverno, nel senso che nasce, viene fuori proprio durante il freddo, quando ancora la neve ricopre il sottobosco, alla fine proprio dell'inverno. Secondo me il bucaneve è sempre stato il simbolo della determinazione, no? Della capacità di fiorire anche se ci si trova in un ambiente ostile, freddo, apparentemente non adatto ad un fiore. E quindi il bucaneve secondo me è il simbolo proprio della determinazione a fiorire, ad andare avanti nonostante le difficoltà, e la determinazione anche a realizzare i propri obiettivi e i propri sogni anche quando le circostanze si presentano difficili, anche la capacità di superare le difficoltà cercando di rinascere, di rifiorire sempre. Ecco, questo è il significato del fiore. Tra l'altro, nel linguaggio dei fiori, volevo aggiungere che il bucaneve esprime simpatia, ottimismo e virtù, quindi oltre ha questo bellissimo significato. Delle tue poesie mi ha colpito molto Felice Senza, che vorrei leggere, ci tengo particolarmente. Certo. Felice senza, senza illusioni, senza fretta, senza obblighi o convenzioni, senza false ambizioni, senza equivoche aspettative, senza il chiacchiericcio insulso, senza il giudizio non richiesto, senza orpelli, senza. Ecco, questi puntini lasciati così. Senza cos'altro ecco, si sente felice? Allora, questo sentirsi felice senza contrappone secondo me al sentirsi felice con, nel senso che noi siamo abituati a questo concetto di felicità associato a raggiungere qualcosa, ad avere qualcosa, cioè ad aggiungere, no? Cioè io sono felice se compro una nuova macchina, sono felice se acquisto una casa, sono felice se mi compro un bel vestito, sono felice quindi se aggiungo, no? Alla mia vita qualcosa di più. Scusami, non... Tra l'altro beni materiali stai elencando, una macchina, un vestito, Beni materiali, cioè la felicità noi le associamo o comunque ad aggiungere qualcosa alla nostra vita, cioè associamo la nostra felicità ad avere qualcosa che ci manca, non per forza di materiale, no? Allora io ho pensato che uno possa essere felice, qualcuno possa essere felice anche se toglie qualcosa, cioè anche se si spoglia del superfluo. Riesce a guardare l'essenziale e la bellezza spesso sta nelle cose essenziali, nelle cose importanti, che sono le cose più semplici, più fondamentali. Come mi viene da citare il Piccolo Principe, spesso l'essenziale è invisibile agli occhi, cioè l'essenziale, quello che ci rende felici, è qualcosa che neanche noi stessi vediamo, conosciamo, ci rendiamo conto, e magari raggiungiamo una felicità inaspettata che non corrisponde magari a quello che noi avevamo pensato. Grazie. Senza il giudizio non richiesto, perché molte volte veniamo giudicati. Molte volte veniamo giudicati o giudichiamo senza rendercene conto. Cioè non rispettiamo l'altro perché siamo sempre a guardare quello che ha fatto o come l'ha fatto o come ci si è posto o a giudicare la vita altrui, senza capire che comunque ognuno di noi ha la propria e bisognerebbe pensare a quello. Spesso riempiamo il nostro vuoto la vita degli altri, cioè giudicando la vita degli altri, e invece dovremmo pensare a riempirlo con la nostra. Ad arricchire la nostra vita. Arricchire la nostra vita, arricchirla secondo quello che a noi piace, quello che è il nostro io, no? Certo. Tra l'altro ci sono tantissime bellissime poesie nella tua raccolta, una di queste è proprio Cotunno. Scusatemi, buonasera a tutti, non avevo sentito. Io mi associo a tutti i saluti fatti in precedenza alle autorità rotariane e interacchiane. Saluto il presidente del Rotary Marco Tullio Milanese, i presidenti Rotary connessi, gli amici del Rotary e poi ovviamente
Ringrazio anche l'autrice Anna Di Chio e l'amica Giovanna Paciola della Terra del Sole. La poesia che leggerò è Autunno. Autunno. L'autunno è bello, non mi sembra triste. È corpo che si addormenta dopo un'estenuante lotta. È foglia che si stacca e parte finalmente verso un fertile terreno, che l'accolga come madre e l'abbracci come amante, che la stringa come cibo dopo una lunga fame, e con essa si fonda in un'unica canzone. Io personalmente ho scelto questa poesia perché mi piace il ruolo centrale che ha la foglia. Io, lo posso dire, credo senza problemi, sono un agronomo e quindi magari l'autunno potrebbe essere vista come una stagione magari un po' triste perché ci stiamo avviando all'inverno, invece le foglie cadono per rigenerare, per dare di nuova energia. E credo che, diciamo, nella vita degli esseri viventi, come così anche noi umani ovviamente, ci sono sempre dei momenti ovviamente statici dove dobbiamo semplicemente ricaricarci per ripartire. A me è piaciuta molto per questo, perché mi dà un forte senso di speranza. E ovviamente la mia interpretazione è diversa dalla sua, e vorrei sapere comunque cosa magari mi può essere sfuggito in questa poesia. Allora, l'interpretazione è perfetta, perché quello che io intendevo dire. E poi la foglia dell'autunno è la metafora della vita, è la metafora di quello che succede quando qualcosa va male, quando si è costretti a staccarsi dall'albero, perché? Perché si è diventata una foglia secca o morta. Però questa foglia secca o morta, che a quest'albero magari non serve più, ha ancora un forte potenziale dentro di sé, perché cadendo può trovare un terreno fertile, diventare humus lei stessa, per concimare questo terreno, per essere accolta dal terreno e per generare altra vita. E quindi anche la metafora della vita stessa, nel senso che la vita secondo me è un continuo morire e rinascere. È ovvio che non viviamo nel mulino bianco, che ognuno di noi ha il suo vissuto, le sue situazioni, le sue difficoltà, e poi la vita è lunga, per cui comunque non è possibile pianificare, dire io oggi faccio questo, parto con un treno, raggiungo questo obiettivo, poi questo, perché è molto facile che poi in corso d'opera qualcosa cambi, qualcosa, il meccanismo si ingrippa un po', e quindi c'è necessità di rimettersi in gioco. E quindi questo è quello che io volevo dire con la metafora della foglia, che giustamente, o la metafora dell'autunno, che non è una stagione secondo me triste perché prepara l'inverno, ma è una stagione di cambiamento, di mutamento, e anche di speranza, come proprio dicevi tu. Assolutamente. Bellissimo. Grazie. Intanto comunque, Anna, volevo porre un attimo l'attenzione sulle tue poesie, anche come sono strutturate, perché ho notato che non ci sono virgole o proprio segni di punteggiatura. Per sindaco. Poi sono brevi, ma hanno anche un loro perché, riescono ad arrivare dritte al nocciolo della questione. Sì, io da quando sono approcciata alla poesia. E anche io. Non è da moltissimo. In realtà mi sono approcciata alla poesia come lettrice, e poi mi è venuto spontaneo poi cercare anch'io di dire la mia in versi, ecco. Hai letto qualche autore in particolare a cui ti sei ispirata? Allora, io sì, leggo tanto, posso dire che la poesia confessionale di Sylvia Plath o di Anne Sexton mi colpisce particolarmente, e poi la Candiani, cioè Andrea Livia Candiani, mi interessa moltissimo, sia la sua poesia che la prosa. Lei va oltre, cioè cerca, anche con la sua filosofia buddista, cerca di andare oltre il reale, cioè di cercare una dimensione altra, diversa, una dimensione diversa che, come se fosse, come dice nel suo libro, Il silenzio è cosa viva, come una crepa nel buio che viviamo tutti i giorni, attraverso questa crepa
arrivare alla consapevolezza, cioè la consapevolezza, aprire gli occhi sulla realtà, vedere quella che è la realtà, che magari con una consapevolezza che può essere anche dolorosa a volte, ma che ti rende libera. È un concetto molto forte che ti porta a un senso di libertà. Sono davvero delle belle parole. Grazie. La poesia mattino. Sì, la vuole leggere. La poesia mattino? La poesia mattino? La devo leggere io. Ah, tocca Marco. No, no, ma lo faccio volentieri, figurarsi. Come vuoi. A saperlo. Altrimenti ci sono anch'io, non ci sono problemi. No, 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 no. Perché... Va bene, va bene. Vorrei essere un mattino di domenica, all'alba, nel silenzio del riposo, vento fresco di primavera, luce di nuovo inizio, pace e attesa, oblio del passato, sguardo verso l'ignoto, come un neonato che guarda la madre, nuda brezza, inerme gioia, infinita bellezza. Spero di averla declamata bene. Beh, è bellissimo, mi sei piaciuto. Grazie. A questo punto anch'io devo esprimere delle considerazioni, perché hai sottolineato, almeno questo è quello che ho compreso leggendo, quella che possa essere la differenza tra la frenetica attività quotidiana e invece quella pace, quella serenità che bene o male ci concediamo, o se non ci concediamo ci dovremmo concedere. Questa pace, questa serenità racchiude un po' ogni piccolo particolare. La pace, la serenità intesa come tranquillità, l'attesa senza alcun tipo di fretta, sì. Lo stare, il vivere con pacatezza e godersi quelle ore quelle ore di luce, quelle ore di sereno che magari soltanto quando c'è il fermo settimanale ci si riesce a godere. E almeno questo è quello che ho pensato immediatamente leggendo i versi. Spero di aver fatto la stessa cosa che ha fatto Mauro, quindi centrare quello che era. Sì, allora niente, sì, hai centrato. Allora, mi piace la metafora del bambino che guarda la madre. Io ricordo una mia amica che aveva avuto la sua bambina da poco e mi disse una frase che ho sempre ricordato: quando mi guarda sembra che guarda la Madonna. Perché il bambino piccolo che guarda la madre, no? È estasiato e la guarda come se guardasse qualcosa di meraviglioso, di bellissimo. Ed è l'idea che mi è venuta quando all'alba ti svegli e sei nel silenzio, non c'è ancora nessuno, quindi nessuno che può turbare i tuoi pensieri e questo momento che ti ritagli per te stesso o per te stessa guardando l'alba. Niente, è un'immagine così anche di speranza, anche questa, perché comunque il mattino e l'alba è il simbolo anche di un nuovo inizio. Ecco, dal mattino arriviamo ai mondi. Mafalda. Sì, buonasera a tutti, saluto tutti i presidenti qui presenti e anche l'autrice Anna Di Chio e Giovanna Picciolla. Io leggerò la poesia Mondi. Tutto è in discussione, la mia essenza è in discussione. Rivedo la mia vita come ad un altro livello, come fossi sospesa a guardare un'altra me stessa, un'altra figlia, un'altra coscienza, un'altra dimensione. Ero io quella? Sono questa? Quanti mondi possono essere mentre viviamo la sua vita? Allora, questa poesia mi è piaciuta particolarmente perché anch'io, diciamo, mi ritrovo un po' nella passione della scrittura, quindi posso capire pienamente anche il titolo. E infatti vorrei porle una domanda, ovvero lei ha ritrovato il suo mondo nella poesia? Perché lei parla di tantissimi mondi, ma ha trovato un po' la sua identità anche nella poesia? Non saprei.
Non saprei, proprio perché io, per il discorso che facevo prima, anche se siamo sempre noi stessi dentro, io mi riconosco in me stessa, anche quando mi riguardo, no? E penso a com'ero 20 anni fa, 30 anni fa, quando ero una ragazza, però mi rendo conto anche del cambiamento e del fatto che sono sempre la stessa, ma sono una persona diversa. E quindi dico che noi stessi siamo tanti mondi. La poesia è un aspetto del mondo, non è l'unico. Io sono questo, sono una mamma, sono una dottoressa, sono una musicista perché adesso ho questa passione per la musica. Cioè dentro di me ci sono io che sono contemporaneamente tutti questi mondi. Grazie mille, mi rendo anche conto di quanto sia, diciamo, importante scrivere, raccogliere un po' la propria identità nella scrittura, perché credo che la poesia di per sé sia proprio un mondo di parole, quindi posso farla fiera. Grazie mille. Grazie a te. Tra l'altro, Anna, nei primi due versi hai scritto tutto in discussione, la mia essenza è in discussione, quindi vuoi farci capire che molto spesso anche noi ci mettiamo, dovremmo metterci in discussione? Sì, assolutamente sì. Io dico che noi non dobbiamo dare per scontato nulla negli altri, ma anche in noi stessi. Cioè noi diamo, ci prefiggiamo, no? Un disegno e pensiamo che quello debba essere per forza il nostro traguardo. E invece no, dobbiamo metterci in discussione, soltanto se ci mettiamo in discussione noi possiamo crescere. Mai possiamo pensare, ma pure nel lavoro, di aver raggiunto un traguardo, dire adesso io sono primario del reparto. No, perché comunque secondo me è un continuo evolversi, è un continuo migliorare, è un continuo cambiare nella vita. E poi se ci si mette in discussione si cresce, se si pensa di aver sempre ragione, aver raggiunto sempre il top, non si può crescere mai, anche nei confronti dell'altro, no? Io trovo sempre nell'altro qualcosa, non penso mai che l'altro possa essere, che ne so, inferiore a me, perché tu sei infermiere, io sono medico, tu sei bidello, io sono insegnante. No, ognuno ha il suo ruolo, io apprezzo tantissimo i ruoli, i diversi ruoli professionali, e trovo nell'altra persona, in quello che lei è, qualcosa di bello, no? Quindi nella trovare nell'altro sempre la bellezza. Ok, questo è mettere se stessi in discussione. Se ci si mette in discussione, ripeto, si può migliorare, altrimenti non si migliora mai. Bisogna migliorare sempre, sì. Da questa poesia mondi che racchiude, ecco, ciò che abbiamo dentro, passiamo ad un'altra poesia legata alla natura, la poesia pioggia, che invito ad essere letta. Ripeto, la poesia pioggia. Ovviamente chi è collegato sì, ha anche delle domande alla nostra autrice. Ciao. Sono Martina Di Battista dell'Intact Club e ho scelto la poesia Pioggia. Vorrei essere pioggia che si infrange contro i vetri e scompare nella terra, si confonde con il mare, scivola nel vicolo, muore e dà vita, si nasconde nell'immenso, sparisce in un fremito di brezza. Molto bella questa poesia. Ho notato che scegli degli elementi della natura molto particolari, il mattino della domenica, poi voglio specificare, non un mattino qualunque, ma la pioggia, come leggo qui, si confonde col mare, piccole gocce, ecco, tu ritrovi in queste piccole cose una bellezza e dei mondi, come abbiamo detto prima, straordinari. Volevo farti una domanda, non solo sei una poetessa, ma anche un amante della musica e dell'arte. Come ci ha detto il nostro presidente precedentemente, suoni il pianoforte. Hai mai pensato di unire queste due cose? Cioè, in futuro, vorresti dedicarti a degli audiolibri o come me rimarrai fedele al cartaceo?
Allora, premetto che io non sono fedele al cartaceo perché da alcuni anni ho il Kindle e quindi sono un mio pane perché con un semplice click compro tutti i libri che voglio, quindi è diventata quasi un bisogno ossessivo compulsivo ed è talmente semplice che comunque non mi tengo a freno, quindi fermo restando che sì, gli ebook mi interessano. Per quanto riguarda gli audiolibri, recentemente per motivi personali ho dovuto anche conoscere un'altra realtà che è quella della dislessia. E quindi assolutamente, se magari qualcuno mi proponesse di fare una cosa del genere, sarei felicissima, perché poi per me la lettura è qualcosa che mi riempie la vita e mi dà un piacere, proprio un gusto, e la possibilità anche di dedicarmi un po' a me stessa, di trovare nei libri anche tante risposte alle mie domande, tanti spunti, e quindi dare la possibilità a chi magari non riesce a leggere agevolmente di ascoltare sarebbe per me una cosa bellissima. È veramente molto bello il tuo entusiasmo, perché già pensare all'associazione poesia e musica, magari qualche traccia relativa a qualche, che ne so, qualche opera suonata al pianoforte, magari immergersi completamente, come raggiungere davvero un altro mondo. Ah, sì, sì. Passiamo adesso ad un'altra poesia molto bella, Pietra Lavica. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao Anna. Leggerò Pietra Lavica. Sono Pietra Lavica, fuoco spento, forza scura, polvere inerte, furia esplosa, impeto fuggito, nuda notte che si offre all'alba. Questa poesia mi ha colpito in maniera molto particolare perché rispetto alle altre che abbiamo letto sinora e agli antipodi, quindi completamente diversa. In più io personalmente la trovo, vabbè, molto vicino a quello che sono io, insomma. E la cosa che mi ha colpito in maniera particolare è il fatto che tu nella descrizione, ecco, di quella che è una forza della natura, quindi nell'esplosione di questa pietra che pian piano si trasforma in roccia, ma questo cuore caldo, questo cuore pulsante all'interno, che però si raffredda offrendosi all'alba. Non so se insomma il concetto l'ho appreso appieno oppure no, sì, volevo capire anche il tuo punto di vista. Comunque molto 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 bella. Grazie, grazie. Sì, è questa furia che esplode e poi a un certo punto si placa, conservando però dentro di sé una rabbia inespressa. Ed è comunque un modo anche per rielaborare questa rabbia, questa furia, questa forza, offrendola all'alba, cioè offrendola a qualcosa di nuovo, a una novità. Non la vedo come qualcosa di negativo, nel senso che questa pietra fredda quasi si comprime o si deprime, ma come un modo, proprio come ho detto, per cercare di riorganizzare una rabbia interiore. Volevo ricollegarmi un attimo a quello che aveva detto prima Sabrina, che questa poesia è completamente diversa. Io credo anche a livello, per chi ha il libro potrà vederlo, a livello dell'utilizzo di parole, di lunghezza, anche più concisa. E ho notato molto l'accostamento delle poesie con la natura. Queste tue descrizioni, Anna, vorrebbero che evocarla nel lettore? Se è così, non è una mia intenzione. Cioè, io ho usato questo correlativo oggettivo perché mi piace utilizzare gli oggetti o appunto gli aspetti nella natura per nascondere dentro di questi ciò che io voglio dire.
cioè per esprimere attraverso questi concetti un significato profondo. Però se così, diciamo, non è volontario, insomma, l'intenzione, però evidentemente è quello che veniva da dentro. Ricordo che se volete potete fare delle domande alla nostra autrice, e magari anche solo che noi abbiamo letto questi punti e cosa vi hanno provocato, quali sono state le sensazioni che avete provato mentre noi leggevamo o se avete letto il suo libro. Ultima, ma non meno importante, c'è questa poesia, Come il bucaneve, credo, ecco, che sia rappresentativa di questa bellissima raccolta. Si chiama proprio Storia di un bucaneve. Come il bucaneve. Questa poesia... Buonasera a tutti. Scusate, non riuscivo ad attivare l'audio. Comunque, sono Aurora Lombardi, faccio appunto parte dell'Interact Club di Canusa. Ci tenevo a scusarmi per la fotocamera non accesa, purtroppo in questo momento non mi è possibile. Comunque appunto leggo proprio Come il bucaneve. Allora, vorrei amarti come un cesto di frutta, mentre la pioggia lava via lo sporco e nudo si rivela il cuore come neonato ignaro e bianco. Vorrei rinascere come il bucaneve, ostinato e splendido nel bianco di una neve che si scioglie al sole in un domani che non conosco ancora. Io magari volevo chiederle, come mai proprio nella prima parte lì ha paragonato quasi l'amore comunque a un cesto di frutta proprio in particolare? Perché un cesto di frutta è qualcosa che evoca una sensazione di abbondanza e di nutrimento, perché secondo me l'amore è un cesto che ti nutre e questo nutrimento ti aiuta a vivere. Viceversa, nel momento in cui questo dovesse mancare o viene a mancare, ti manca proprio il nutrimento vero e proprio. Ok? Quindi un cesto di frutta è il simbolo di una dolcezza, è appunto un'abbondanza di frutti, il frutto nel senso di qualcosa che ti dà, ti appaga e ti nutre. Va bene, grazie. Comunque davvero bella, complimenti. Grazie. Questa poesia, Anna, si ricollega benissimo a quello che abbiamo detto all'inizio del bucaneve. Sì. Volevo chiederti che questa scelta di adottare uno stile semplice, ecco, non pomposo o ricercato, è voluto? È voluto, probabilmente, diciamo, è un mio modo di esprimermi e di essere. Probabilmente lo stile ricercato non fa parte di me, nel senso che non sono una letterata o... non ho neanche probabilmente neanche gli strumenti per usare questo stile un po', e poi non mi rispecchia, nel senso che comunque anche il mio modo di essere è piuttosto semplice, non è mai troppo aulico o ricercato, insomma, anche chi mi conosce lo sa, sono una persona abbastanza semplice, non sono una persona che ama le cose complicate, anche neanche nella vita. La semplicità alle volte riesce ad arrivare. Probabilmente sì, non lo so, la mia più grande soddisfazione è stata proprio questa, cioè trovare delle persone che mi hanno scritto dicendomi, ringraziandomi perché hanno trovato se stesse dentro i miei versi. E questa è una cosa che mi ha fatto piacere moltissimo, perché io ho realizzato questo libro esclusivamente per me stessa, e invece alla fine ho scoperto che può essere di aiuto e essere anche apprezzato da altre persone. Questo mi fa piacere. Poi è raro, perché oggigiorno quasi tutti i libri sono di narrativa, cioè il fantasy, il giallo, il romanzo storico, il romance, però tu hai usato queste poesie brevi, semplici, che arrivano dritte al cuore, che riescono anche ad emozionare, dirette, e colpiscono il bersaglio. Probabilmente sì. Non lo so, la prosa per il momento non mi ha... diciamo, no, non lo so, non è arrivata, può darsi che arrivi, ne fa niente, dico, quanti mondi possiamo essere, quante parti di noi stessi possiamo sperimentare e mettere in gioco, perché no, cosa può succedere? Oltre agli audiolibri,
detto, chissà in futuro, oltre agli audiolibri, ci sarà qualche... Ma io no, cioè, non metto limiti, nel senso che finché abbiamo la capacità di esprimerci, di fare qualcosa di bello o di nuovo, perché no? Dobbiamo farlo, dobbiamo mantenere, no? Mantenerci vivi, finché siamo vivi dobbiamo continuare a esserlo e a fare quello che ci piace. Poi arriverà il momento in cui con il girello saremo più in grado, speriamo più tardi possibile. Bene, credo di aver, che abbiamo insieme agli altri sviscerato benissimo questo libro, l'abbiamo commentato, l'abbiamo letto, ci siamo emozionati. E soprattutto devo ringraziarti dell'opportunità di averlo letto, perché come ho detto prima mi sono da poco approcciata alle poesie, non credevo potessero piacermi così tanto. È proprio vero, è proprio vero. Anche i classici, se cominci ad approcciarti ai classici è un altro mondo. No, quello mi sono già approcciata, mi sono già approcciata. Va bene. Volevo chiedere ai partecipanti se volevano farti qualche domanda. Noi siamo qui pronti a rispondere. Anna è pronta a rispondere. Certo. Domande. Prima. Io, prima. Se mi consentite, le poesie, se non erro, sono terminate, giusto? Sì. Benissimo. Io prima di aprire insomma il dibattito, che sicuramente ci sarà, volevo in modo particolare, perché tanto se non lo fanno, se non lo faccio io, lo faranno loro in automatico, volevo che intervenissero e per un indirizzo di saluto e per le impressioni a quello che è successo, in primis ai presidenti dei Rotary Club del raggruppamento e poi agli amici Salvatore Paolicelli e Nunzio Valentino. Quindi, in ordine, Giacomo Triglione, a te la parola, a seguire Alessandra Pagnotti. L'audio, Giacomo, l'audio. Mi sentite ora? Sì, sì. Buonasera a tutti, saluto tutti. Io sarò brevissimo. Una bellissima serata in compagnia di bellissime parole, che di questi tempi è una cosa piuttosto rara. Ho apprezzato molto le poesie della nostra Anna, molto belle, molto ben fatte, molto ben costruite, che si ascoltano con estrema piacevolezza. Ringrazio Marco per la bella serata e auguro a tutti un felice convegno. Grazie. Grazie a te, Giacomo. Alessandra Pagnotti ci raggiungerà a brevissimo, si è allontanato un attimo, quindi io chiederei a Salvatore Paolicelli un intervento, un indirizzo di saluto e quindi anche un intervento in merito al tema che abbiamo affrontato. Salvatore, a te. Devi innanzitutto disattivare l'audio, se no non ci si sente. Ora va bene. Ora va bene. Vabbè, io saluto tutti i partecipanti, ringrazio Marco Tullio perché sempre gentilmente insomma mi invita, io quando posso, diciamo, è un modo anche per essere... diciamo per partecipare insomma alla vita della nostra città, alla quale come tanti altri della nostra associazione di Cano siamo legati e continuiamo, diciamo, a conservare questo legame. Io sono, diciamo, non ho l'animo educato, diciamo, al genere poesia. Mi piacciono così ascoltarle, ma di solito, diciamo, non sono portato, sono più, diciamo, portato per altri generi letterari, però è chiaro che è un genere molto, molto bello, diciamo, molto che richiede, diciamo, una sensibilità, un modo diverso di approcciarsi, diciamo, ai sentimenti e alla, diciamo, all'espressione dell'animo umano.
apprezzo, diciamo, noto che anche negli ultimi tempi, anche diciamo a Canosa ci sono anche diverse espressioni del genere, insomma, no? Ho notato che si è sviluppato anche questo genere, probabilmente anche in questo periodo che ci ha costretti in qualche modo ad una riflessione diversa, a guardarci più dentro, insomma, rispetto a qualche tempo fa in cui magari stare più all'aria aperta, insomma, ci distraeva da tante cose. Comunque mi sono piaciute le poesie, cioè, diciamo, questo modo di esprimere sentimenti, di esprimere la vita, di esprimere, diciamo, le relazioni, perché poi è anche questo un veicolo che, attraverso il quale la nostra, diciamo, la natura degli uomini, delle donne, insomma, dell'umanità viene fuori e partecipa a quella che è la comunità. Quindi ringrazio, diciamo, Marco Tullio, ringrazio i rotariani, ringrazio la dottoressa, insomma, che questa sera ci ha, diciamo, ci ha aperto questo mondo, insomma, questo mondo all'interno dell'animo, insomma, che spesso, diciamo, non tutti consideriamo, insomma, questo genere letterario. Vi saluto tutti, sono contento di aver partecipato alla serata, e quindi, diciamo, tutte le volte che mi sarà possibile e che sarò invitato, insomma, io parteciperò alle iniziative con molta gioia, con molta partecipazione e con molto calore, perché tutto sommato questa è la nostra comunità, insomma, sono le nostre radici verso le quali, insomma, sempre ci siamo portati, diciamo, a riversarci, a guardarci e a ritrovarci, perché, insomma, in fondo la nostra comunità è quella dalla quale proveniamo e della quale facciamo parte, anche se siamo fuori, e chiaramente, insomma, dobbiamo vivere una vita magari di lontananza e che non ci consente, diciamo, di partecipare al tutto, insomma, alla vita quotidiana. Grazie, vi saluto, vi auguro buon primo maggio, ormai siamo prossimi a domani, e insomma, auguriamoci che finisca anche questa brutta situazione, insomma, che ci possa far tornare a vivere, quindi a vivere anche sentimenti espansivi di gioia e di convivialità. Buonasera a tutti e tanti. Grazie a te, Salvatore. Il nostro motto internazionale è: il Rotary crea opportunità. Tra le opportunità è quelle di tenere ancora più vicini i legami Roma e Canosa, uniti in questa serata dalla poesia. E proprio a proposito di Roma, dopo l'intervento graditissimo di Salvatore Paluccelli, l'amico di sempre Nunzio Valentino, prego. Nunzio, anche tu dovresti riattivare l'audio cortesemente. Nunzio, l'audio. Ecco, adesso sì, grazie. Buonasera, praticamente grazie anche da parte mia per il cortese invito da parte dei rotariani per questa sera. Un carissimo saluto praticamente ad Anna Di Chio, a cui ho scritto praticamente che un antico ingegnere col cuore duro praticamente stasera si è commosso nel senso Canosa e delle belle poesie praticamente di Anna. Non vorrei tralasciare praticamente l'affetto lontano che io ho soprattutto per i giovani rotariani che si sono praticamente distinti in queste letture con quello spirito con cui praticamente io, che rotariano non sono stato praticamente mai, ho apprezzato comunque sempre il fatto che il Rotary, a me che ho la poliomielite praticamente, ha pensato da tanto tempo a quanti praticamente a come debellare nel mondo la poliomielite. Questo è un elemento praticamente di onore per questo club particolare. Entrando praticamente nel dettaglio delle poesie che ho ascoltato, ripeto praticamente con affetto,
sono rimasto colpito da due di queste poesie, dalla Pietra Labica e dal Bucaneve. Allora, forse dico qualcosa praticamente che non è una novità, ma nel mio mestiere tante volte praticamente ho dovuto fare la vecchia strada che portava praticamente a Siracusa, quindi alla zona industriale di Siracusa, passando praticamente attraverso Catania, attraverso la vecchia strada praticamente di Catania. Quando si attraversa questa strada si vedono praticamente i risultati, diciamo, raffrescati, raffreddati, cementificati della pietra lavica, e molte volte praticamente ho assistito anche alle eruzioni praticamente dell'Etna, quindi a questa colata di queste lingue di fuoco che circondano praticamente il monte e che man mano che scendono e vanno verso Catania praticamente diventano di un nero difficile praticamente. Perché la pietra lavica, non solo è nera, è anche molto dura. È una pietra praticamente molto dura, la pietra lavica. E in una occasione praticamente rimasi proprio colpito dal fatto che una pietra lavica di chissà quanto tempo aveva avuto in una sua fessura la crescita di quel fiore di cui abbiamo parlato e di cui Anna ci ha parlato. Allora c'era... Mi sono ricordato, sentendo queste poesie, di questo fatto in cui il nero della pietra si coniuga praticamente col bianco del bucaneve. Ecco, questa è la nostra praticamente storia, cioè molte volte abbiamo situazioni dure, rigide, nere praticamente della vita, però poi per quelli che credono alzano gli occhi al cielo. Per quelli che non credono, comunque sanno che un domani bianco ci può comunque essere. Vi ringrazio e vi abbraccio tutti. Grazie Nunzio per il tuo contributo sempre speciale. Bene, io mi sostituisco temporaneamente all'amica Giovanna Paciolla nel rivolgervi l'invito per chi volesse intervenire per un'impressione, per una considerazione o anche soltanto per porre una domanda, una curiosità alla nostra autrice, la dottoressa Di Chio. Solitamente noi lo facciamo attraverso la piattaforma Zoom con la prenotazione su piattaforma. Basterà semplicemente disattivare il microfono ed intervenire laddove lo desideriate fare. Anna, io dico sempre che quando non ci sono interventi è perché è stata chiara l'esposizione. In tal caso, se non ci sono interventi in merito alle poesie, perché effettivamente non solo siano piaciute sinceramente, ma abbiano lasciato senza parole a tutti gli effetti, perché questo sto ricevendo messaggi, no, sto ricevendo in realtà messaggi privati da alcuni dei nostri ospiti e effettivamente sì. Congratulano con te per le belle poesie. Grazie. Perché poi fondamentalmente la cosa, la caratteristica, ecco, è che hai la passione per la scrittura, hai la passione per la letteratura, hai la passione per la musica, ma fai il cardiologo e questo eccezionale, mi verrebbe da dire hai a cuore la poesia. Sono molto bella, anche perché vuole dire ci vuole anche non coraggio, però insomma una dose di determinazione, trasmettere quella che magari è una intima sensazione, che poi è quello che viene fuori dalla poesia, e decidere di pubblicarla. Forse che non sia la propria, ecco,
la propria professione, forte del fatto che non lo faccia per insomma un secondo fine. Va bene, Anna, io ti ringrazio davvero tanto, così come ringrazio Giovanna. Mi è appena giunto il messaggio della presidente del Rotary Club di Barletta, che si era assentata un attimo e che prego di intervenire per un indirizzo di salute. Prego, Alessandra Palmiotti, presidente del Rotary Club di Barletta. Buonasera a tutti, scusami Giacomo, ma scusami Marco, perché ho avuto un, diciamo, mi sono dovuto un attimo assentare, hanno suonato la porta e quindi io veramente volevo congratularmi con la scrittrice, relatrice, dottoressa. Perché le spiego subito, lei mi ha molto colpito in quanto c'è molta affinità tra noi, perché pure io che pratico la mindfulness da tanto tempo, quindi anche questo proprio di consapevolezza, questa leggerezza che è balsamo per la nostra anima, il nostro corpo, io nelle sue idee l'ho molto rilevata, e quindi ho rilevato proprio un animo gentile, ecco, una predisposizione proprio all'apertura, e diciamo sono doti rare, quindi grazie. No, veramente le faccio i complimenti, perché sono, diciamo, magari più femminili, però credo che, ecco, non a tutti capiti di soffermarsi proprio su queste, sulle piccole cose, che poi sono quelle che praticamente ci lasciano curiosi e quindi ci invitano a non mollare mai, a goderci le cose belle che la vita ci offre, ecco, e questo senso proprio di raffinatezza gentile io l'ho ritrovato in lei. Le faccio i miei complimenti, anche grazie, le grazie. Molto argute. Grazie è un piacere. Anna, per quanto riguarda il protocollo rotariano, le conclusioni vengono affidate all'assistente del governatore, che momentaneamente è assente, ma che è stata, ne sono certo, e sono certo anche di interpretare il pensiero di Giacomo Triglione, è stato ben interpretato da Alessandra Palmiotti. Che sia questo, Ale, di buon auspicio per il futuro. Come ti dicevo, Anna, noi generalmente al termine delle nostre conferenze omaggiamo i relatori con i nostri gagliardetti. Io rivendico con piacere il fatto che tu ho già una bella collezione. consegnatole, immaginate, durante una sua esibizione musicale. C'è stata quest'estate, era una manifestazione coorganizzata da noi insieme alla FIDAPA e alla Proloco. Quindi c'era la presentazione di un libro e c'era un accompagnamento musicale. Lei ci ha deliziato con la musica, noi l'abbiamo mangiato, quindi non potrai avere un altro. Però ti ringrazio tantissimo. Io ringrazio voi. Spunti di riflessione, non per le poesie, basta, per gli spunti di riflessione che le stesse hanno trasmesso. Naturalmente anche a Giovanna i miei sentimenti di gratitudine, ma quelli di tutto il club e dell'organico che ha strutturato questo, quindi Mafalda, Mauro e Sabrina. Anche nel tuo caso, insomma, riceverai, spero voglia accettare il nostro gagliardetto e continuare a seguire, ci auguriamo con interesse, le nostre attività. Anna, ancora tanti complimenti e in bocca al lupo per il futuro. Credi. Che tu possa continuare a fare ciò che fai. Non ti dico meglio, perché meglio di così non può. Grazie. Io vi ringrazio. Con il suono della campana si dà conclusione all'incontro. Ciò non significa che dobbiate andare via. Laddove vi voleste
trattenere ancora per scambiare qualche altra impressione, potete farlo. Buona serata. Arrivederci e grazie a tutti.